Inizia bene il Torino con questo lancio di Balzaretti, che poi viene fermato da Lomi, che prova il gol addirittura dalla linea di metà campo. C'è la parata però di Sorrentino, prima occasione dunque per il Verona. Poi ancora Balzaretti, il tocco per Pinga che sarà sostituito nel secondo tempo. 1-2 con Balzaretti, vertice dell'area di rigore, grande traversa dell'esterno mancino del Torino. Ma cresce il Torino verso la metà del primo tempo, lo fa anche trascinato da un grande Balzaretti, e suo lancio per Fabbrini. Il tocco di esterno di piatto destro al volo, il gol dell'1-0, battere Pegolo e la sesta rete in campionato per Fabbrini. Torino senza Ferrante e Tiribocchi, ci pensa dunque Fabbrini a segnare la rete dell'1-0 per un Toro che non vince dal 7 marzo scorso. Però il Verona ha una buona reazione dopo il gol del vantaggio del Torino. Da Hilton, qua Mirtai, trova però la grande risposta di Sorrentino, che riesce a mandare il pallone oltre la linea di fondo. Nel secondo tempo inizia bene il Verona, qua Antimo Junco appena entrato, colpisce l'incrocio dei pali, grande occasione dunque per la squadra di Maddè, preoccupato Ezio Rossi perché cresce il Verona, trascinato soprattutto da questo giocatore, maglia numero 22, ex brindisino, 19 anni, controllo, cross e il colpo di testa di Minetti, appena entrato, mancavano 15 secondi al termine del quarto minuto di recupero, il pareggio del Verona, la gioia di Maddè, il Torino spreca un'altra grande possibilità, rivediamo la rete dell'1-1.